Salve a tutti ragazzuoli, un po' in anticipo, sono i 25, va bene, siamo un pochino in anticipo ma va bene lo stesso. Ciao Frascoma, Electron, Martins, ciao Cecco, Jack, sì, tendo ad essere, io sono uno di quelli che tendono ad essere in anticipo, lo ammetto, ciao Ceres. Ah, benissimo, benissimo. Spero allora di vederti in pari molto presto. Ciao Tresert. Ciao Alberto, Prometheus, Nosenpoint, un chimico. Ah, ben arrivati, cari ragazzi. Vi confesso che oggi ho il cervello in retromarcia, in retromarcia. Grazie mille Ceres. Lorenzo, salve a te. Sappiate, è giusto che ve lo dica, che il work in progress presto, non so quanto presto, ciao Cri, ciao a tutti, ciao Federico, non so quanto presto, ma presto il canale avrà le sue emoticon e iniziamo a dare un senso all'abbonarsi al canale come bisogna fare su Twitch. Quindi ringrazio quelli che l'hanno fatto sulla fiducia e per supporto, ma arriveranno emoticon ad hoc per il canale. E adesso vediamo di occuparci di Pascal, chissà cosa riusciamo a combinare. Piccola premessa ragazzi, visto che siamo in anticipo di 2 minuti, aspettiamo che arrivino gli altri. Vero, vero Tresa, ho visto Federico, ho visto, ma sarà qualcosa del genere Frascoma, eh? Vediamo oggi, giusto Electron? E bella Yamano Shiro. Ciao Sephiroth. E che cosa vi volevo dire? Ieri sera ho giocato una classica session di Dungeon & Dragon con i miei amici, doppia razione di minestra col ragù fatta da un mio amico che è un fenomeno in cucina, salsicce di pecora particolarissime, una cosa veramente meravigliosa, e non so se avete presente le salsicce fatte con i fegatini piccanti. Ragazzi, io oggi sono... cioè non va bene mangiare la sera tardi robe così pesanti. Oggi io sono l'ombra di me stesso. I'm just the shadow of the man I used to be, come diceva Freddie Mercury con testo di Brian May in Too Much Love Will Kill You, se non ricordo male, in Made in Heaven. Ragazzi, tutto questo per dire che voglio assolutamente ritornare in mood automata, ovviamente. Direi che si va al villaggio di Pascal, se non ricordo male, ma lo andiamo subito a verificare, di mappa. Non abbiamo la possibilità di andarci attraverso il teletrasporto, sarebbe troppo semplice, come sarebbe troppo semplice se questa mappa avesse un nord e un sud definiti una volta per tutte. Questa è la destinazione, dobbiamo andare a piedi. E quindi, per la seconda volta, ma sapendo un po' meglio la strada da prendere, dobbiamo andare a Luna Park. Simple as that, direi. No, Lorenzo, no. Ma come non ho parlato con Anemone? Certo che ci ho parlato con... Ah, la seconda volta. La seconda volta. Ah, cazzo, Rola. Soffro, non c'è più. Ma sì che c'è. Non ci... Sei cambiata numero 2, parli e ti comporti in modo totalmente diverso rispetto a prima. E tu sei diventata una vera leader. Non sono a nulla in confronto a Rose. In realtà io ho salvato tutti i dati su quel drive esterno. Ho pensato di conservare i ricordi di quando abbiamo combattuto insieme. E credo... anche che tu abbia il diritto di vederli. Ciao a tutti, eh? Si può ancora fare, meno male. Non dobbiamo mai dimenticare. Lo so, dice giustamente Eitu. Andiamo ovviamente ad esaurire tutte le linee di dialogo possibili, eh? Non ti manca niente, l'esterno è pericoloso, non farti cogliere la sprovvista. Vabbè, mi sembra esatto, già una frase di congedo. Scegli un file. Dati personali, discesa per l'Arbor. Yora parte 1, discesa per l'Arbor. Interessante, eh?
Vediamo un po'. Mi chiamo Anemone e sono a capo della resistenza degli androidi. Qui descriverò le battaglie che ho combattuto e le relative vittime. Lascio qui questi dati come monito a me stessa. L'attacco delle biomacchine arriva fin troppo vicino per i miei gusti. Sento un odore acre e so che ho perso qualche ciocca di capelli. Anemone, batti in ritirata, è un ordine. È il mio capitano, Rose. Le obbedisco senza esitazione, fuggendo dal fronte dopo aver eliminato dei nemici nelle vicinanze. Scappando a gambe levate, salto nella trincea di fortuna dove si trovano i miei commilitoni. A quante battaglie siamo arrivati con questa? Lo stesso panorama di devastazione, gli stessi suoni, lo stesso logoramento. Le mie forze vivono ripetutamente la stessa guerra, senza speranza che finisca. Non mi ricordo neanche più perché combattiamo, ma devo comunque continuare. Devo continuare finché una delle due fazioni non ci sarà più. La totale mancanza di senso di questa guerra. Ora più che mai, post rivelazione sulla Luna. Si mette male, Shion, cosa facciamo? Calmati, Lily. Troveremo una qualche apertura. Non cercare un'apertura, creane una. Dalia, aspetta. Afferro il braccio di Dalia prima che possa andarsene e mi rivolgo a Rose. Ci ha portato qui lei, dopo tutto. Deve avere un piano. Ma mentre le orde nemiche si avvicinano, Rose si limita a scrutare l'orizzonte. I movimenti nemici sono cambiati, dice infine. Qualcuno ha appena iniziato a combattere laggiù. Ma non è possibile, balbetta Margaret, siamo tutte qui. Margaret ha ragione. Solo 9 di noi sono ancora in grado di combattere. Il capitano Rose, Gerbera, Lily, Sonia, Erika, Margaret, Shion, Dalia e io, Anemone. Siamo tutto quello che resta delle forze dell'ottava discesa. Quella avvenuta circa 200 anni fa. È un po' che tengono morta. Sonia, preoccupata, avvicina a sé Shion rosicchiando una ciocca di capelli. Non mi piace, dice. Se fosse una sorta di trappola delle biomacchine? Con il cuore che batte all'impazzata, aspetto finché il fuoco nemico diminuisce. Ok, dico, questa è la nostra occasione. Ripieghiamo. Qualcuno sta combattendo, Anemone, urla Dalia. Non possiamo abbandonare. O quindi vuoi rischiare le nostre vite per uno sconosciuto? Ma dai, non sappiamo neanche se questo combattente misterioso è dalla nostra parte. Non ho detto questo. Basta, i due, tuona Shion. L'ultima parola spetta al capitano. Tutte rivolgiamo lo sguardo verso il capitano Rose. Lei ci guarda negli occhi e annuisce lentamente prima di iniziare a parlare. Gerbera e il nemico si dirige verso gli esplosivi che abbiamo piazzato, vero? Gerbera riflette un attimo. Ora che mi ci fai pensare, sì, è proprio così. Un sorrisetto solca il volto di Rose, che per il resto rimane imperturbabile. Sembra davvero lo script, no, dell'opera teatrale. Ottimo, se tutto andrà bene, possiamo farli fuori tutti. Voglio che lasciate questa trincea e raggiungiate quegli esplosivi, dice Rose. Le esplosioni ne faranno fuori la maggior parte, noi sistemeremo i superstiti. Identificheremo quei misteriosi combattenti sconosciuti quando avremo finito. Nessuno osa mettere in discussione la decisione del capitano. Subito usciamo dalla trincea e ci rituffiamo nel cuore della battaglia. Lì scopriamo quello che sembra essere un altro gruppo di androidi vestiti con strani abiti neri. Prima che capiscano cosa stia succedendo, facciamo detonare gli esplosivi. Uccidiamo le biomacchine rimanenti e puntiamo le nostre armi nella loro direzione. E va bene, dico agli sconosciuti, iniziate a parlare. Calma, dice uno degli androidi misteriosi, siamo dalla vostra parte. Siamo nuovi modelli, schierati come parte del cosiddetto progetto Iora. Davvero? Non abbiamo mai sentito parlare di nuovi modelli. Forse sto esagerando, ma devo assicurarmi che siano davvero dalla nostra parte. Non è detto che stiano mentendo, ma non riesco a interpretare le loro espressioni facciali con quegli occhialoni che indossano. Occhialoni, chissà se si rifà alla benda. E poi l'attenzione non è mai troppa nel bel mezzo di una guerra. Abbiamo scoperto che i 4 androidi si chiamano tra loro numero 2, numero 4, numero 16 e numero 21. Non hanno fretta di rivelarci altre informazioni. La nostra missione è top secret, dice uno di loro, ecco perché non avete mai sentito parlare di noi finora. Sfodero il coltello per studiare la loro reazione. Quindi, in altre parole, nessuno avrà mai sentito parlare di voi se vi uccidessi ora? Indietro Anemone, dice Rose, in tono mellifluo. Ah! No, urla Lily, ha ragione. Tutti noi abbiamo visto la velocità con cui si evolve il nemico. E se fossero 4 biomacchine dall'aspetto umano?
Questo è un giusto timore, col senno di poi. I miei commilitoni annuiscono, questa guerra ci ha reso tutti più diffidenti. Una delle sconosciute, numero 16, credo, estrae un coltellaccio dal fodero. Se vuoi combattere, dice, sarò lieta di accontentarti. Prima che possa rispondere, Dalia mi balza davanti con la sua arma in pugno. Ci siamo, stiamo per combattere. Poco prima che la battaglia abbia inizio, l'androide numero 2 si fa avanti. Un momento, esclama. Un tempo eravamo in 16, dice, ma le altre morirono durante la discesa. Siamo isolate e sole qui, i rinforzi non arrivano, il che significa che dobbiamo portare a termine la missione con i soldati rimasti. Non ci servono altri nemici ora, ci servono degli alleati. Termina il discorso trattenendo a malapena un singhiozzo nel tentativo di controllare le emozioni. Conosco quel tono di voce. È la voce di chi ha ancora speranza nonostante le condizioni avverse. Archivio ottenuto, resistenza Anemone, resistenza Rose. Andiamo subito a leggere. E c'è anche la parte 2. Andiamo un secondo a leggere queste cose d'archivio. Vedi, Goggles, infatti. È vero, vero, questa è proprio la lettura di Twitch. Ciao, Freddy. Buon dì a tutti. Pony Island ce l'ho, non so se lo porterò mai. Andiamo a leggere qui. Dovrebbe essere l'info, scusatemi. Archivi. Scusate, questo non l'avevamo letto. Ricordi macchina neonata. È così buio, mamma, sono nato. Mamma, dove sei? Che cosa devo fare? Non c'entra con quello che abbiamo appena visto, ma lo voglio recuperare. Dimmi cosa fare, mamma, ti prego. Farò del mio meglio, non lasciarmi solo. Mi sento tanto solo, mamma. Ah, però. Andiamo a discesa di Pearl Harbor. Rose, una droide incontrata dalla squadra sperimentale Yora, capo di un gruppo composto da numerosi membri della Resistenza. Sopravvissuta all'ottava operazione di discesa, portò avanti la guerriglia nella zona del Pacifico. Pur non essendo in grado di arrestare la proliferazione delle biomacchine, continuò a combattere strenuamente per oltre 200 anni, come abbiamo visto. Dopo aver incontrato la squadra sperimentale Yora, cercò di capovolgere le sorti della battaglia combattendo al loro fianco, ma fu annientata dalle biomacchine sotto il monte Kala, durante la missione di distruzione del server. Quello che stiamo in realtà per leggere, ci siamo un po' spoilerati, ma conosciamo già la storia dell'opera teatrale, che in realtà finisce per non essere poi così tanto una condizione necessaria per arrivare in automata, perché in qualche modo la stiamo recuperando. Un membro del gruppo della Resistenza, questa è Anemone, incontrato dalla squadra speciale, ok, e capeggiato da Dalia. Questa unità era solamente cauta, all'inizio diffidava della squadra Yora, ma il suo atteggiamento si addolcì dopo che lo scanner romeo riuscì a epurare un virus logico che aveva infettato una delle sue compagne. In seguito uccise il numero 21, che era stata contagiata dal virus, sul monte Kala, nella sala dell'ascensore della struttura con il server. Poco dopo si perse ogni traccia di lei. E ora andiamo avanti qui. È già un'opera multimediale, automata. Beh, davvero. Questo è un testo scritto a tutti gli effetti, una piccola sceneggiatura. Secondo la squadra Yora, sotto il monte Kala c'è un server nemico. Se riuscissimo a metterlo fuori uso, potremmo guadagnare un vantaggio. Ma per far sì che succeda, dobbiamo collaborare. Dopo averci pensato un po', Rose decide di dare una chance ai nuovi modelli. Una relazione che muta con il passare del tempo. Sentite come adesso la musica è quella dell'accampamento. Cosa stai facendo, Dalia? Stavo mostrando a quest'idiota quanto è debole, risponde Dalia. Ah, rantola la sua avversaria, numero 16. Non hai alcuna speranza. Le due si colpiscono a turno. Sembra una cosa amichevole, vista la situazione. Inoltre lo stanno facendo da così tanto tempo da aver esaurito le energie. Non sarebbero neanche in grado di stracciare un foglio di carta a questo punto. Il resto del gruppo osserva le combattenti sforzandosi di non sorridere. Ma quanto fa anime giapponese. E Dalia e numero 16 sembrano scontrarsi su ogni minimo dettaglio. Forse è perché sono così simili, ovviamente, ma dai. E questa è quasi fastidiosa la velocità con cui imparano ad andare d'accordo. Il resto di noi continua a conversare durante la scaramuccia. Noi ci chiamiamo con i nomi che ho scelto io, spiega Rose. Capisco, risponde numero 4. Mi pareva strano che non usaste codici numerici. E annuisce, come se tutto questo avesse perfettamente senso. All'improvviso Rose sfoggia un gran sorriso. Sai cosa penso, dice? Penso che dovremmo dare dei nomi anche a voi.
No, dice numero 2. Sarebbe uno spreco. Rose la guarda fisso, dubbiosa. In che senso uno spreco? Potrai darmi un nome quando la missione sarà finita, risponde, mentre un rossore le avvampa le guance. La più emotiva, davvero, quelle parole rappresentavano il desiderio di non fallire. Benissimo, risponde Rose, per allora mi farò venire in mente un nome per te. Il vero nome, Le Bannen, vi ricordate? Il film Terramare. Sa bene che è una promessa effimera, come la maggior parte delle cose a questo mondo. Eppure già vedo instaurarsi un rapporto tra noi e la squadra Iora. Beh, almeno le mie amiche stanno instaurando un rapporto con loro. State agendo in modo avventato, dico, a voce più alta di quanto volessi. Fortunatamente le altre non mi sentono, oppure decidono di ignorarmi. Non mi fraintendete, non ho assolutamente intenzione di contraddire il capitano. Ma non vuol dire che me ne starò qui e mi fiderò delle nostre nuove amiche. La nostra è un'esistenza solitaria, da lungo tempo abbandonata dalla luna. Per quanto urlassero, si lamentassero, soffrissero, le suppliche dei nostri commilitoni caduti restarono senza risposta. Il silenzio di Dio bergmaniano. Come potevamo fidarci di un'intera squadra di nuovi modelli sconosciuti? Cosa c'è che non va, Anemone? Ho sentito Lily che mi chiamava, probabilmente preoccupata perché mi sono allontanata dal resto del gruppo. Niente, spiego. Prima che io possa finire, Lily apre improvvisamente la bocca e lancia un urlo lancinante. Ah... Le urla di Lily riecheggiano per tutto l'accampamento. È raggelante, è agonizzante, è orribile. È infetta, urla Rose, già sappiamo. Lily è infetta. D'istinto sfoderiamo le armi e le puntiamo contro la nostra compagna, che continua a urlare, urlare, urlare. Sappiamo cosa sta succedendo, l'abbiamo già visto prima. È un virus logico, un'arma delle biomacchine che manomette gli androidi e ne sovrascrive i dati. Dato che non esiste una cura, è anche una condanna a morte. Devo avere pietà di lei, devo liberarla, devo ucciderla, ovviamente. Il mio dito resta fermo sul grilletto, ma esito. E prima di prendere la decisione finale sento una voce salire da qualche parte dietro di me. Fermati, non puoi farlo, non puoi lasciare che la tua amica muoia. È numero 21, la ragazza che pensavo non avrebbe mai perso le staffe, ora mi stava pregando di risparmiare la vita di Lily. Cosa devo fare? Cosa diavolo faccio? Lily ha detto che siete come una famiglia. Non si abbandona un membro della famiglia, non prima di aver esaurito ogni singola possibilità. Immaginatevi questa comunità di sopravvissute da 200 anni, all'interno delle quali se una si ammala, in pochi istanti, perché vediamo che è una reazione immediata, in pochi istanti la devi uccidere. E quindi vivi una reazione familiare in cui devi essere pronto a reagire fulmineamente ad uccidere uno dei presenti, dei tuoi familiari. È terribile, eh? Cosa possiamo fare allora? Userò la mia energia per eliminare il virus. È impossibile. Rosa ha detto quello che tutti noi pensiamo, ma prima che possiamo fare qualsiasi cosa, Lily inizia a far volare i suoi commilitoni con forza inaudita. Ho già visto gli androidi infetti, so bene che danni possano arrecare quando il virus disattiva i loro limitatori. Combattono finché non vengono annientati. Dalia numero 16 si gettano nella mischia, cercando di fermare quella che un tempo era la loro amica, ma lei le scaccia come mosche. Quanti di noi sono stati infettati finora? Quanti amici ho dovuto abbattere? Il cuore che non dovrei avere soffre a questo pensiero. Soffre quando ricordo tutti i numeri di identificazione ritirati. Pesissimo. Quando ho iniziato a dare loro dei nomi. Quando ho deciso che non ne potevo più. Inizio sessione di riprogrammazione, quella voce, numero 21. Sta urlando qualcosa riguardo una riprogrammazione. Non so cosa fare. Mi sento smarrita. Quando riacquisto la vista, vedo numero 21 che immette comandi nel suo terminale, mentre numero 2 e numero 4 la tengono ferma mentre si agita. E Rose mi fissa, sorpresa. Oh no, anch'io tengo ferma Lily. Archivi ottenuto, Iora, assaltatrice 4, artigliere 16, scanner 21. Però lo leggiamo dopo, perché abbiamo visto che in realtà questi archivi ci spoilerano il resto del racconto. E quindi andrei decisamente avanti. Molto bella questa parte, quasi non è un videogioco, quasi. La lettura di un racconto. Ah, c'è un passo in avanti. Guerra delle macchine numero 14, già sappiamo dagli archivi prima come finirà, eh.
la cosa che abbiamo appena letto, discesa di Pearl Harbor. Il nome della missione è affidata ai soldati Yora. Perché Pearl Harbor? Solita rimasticazione di ricordi come i nomi dei filosofi per i nemici. Ovviamente vuole essere allusivo, questo è chiaro. Il fuoco delle armi non è mai stato così furioso con bombardamenti è mai stato così furioso con bombardamenti senza tregua? Il nostro bersaglio è il server sotto il Monte Kala, ma siamo messe male. Ci servono rinforzi, richiedo schieramento immediato. Numero 2 parla velocemente ma con calma, il che è notevole considerando l'esercito nemico che si sta avvicinando, ma il centro di comando nel satellite orbitale ci informa che i rinforzi non arriveranno. Ci hanno abbandonato. Questo unirà Anemone e Eitua. Siamo sole. Da quassù è tutto così facile, dal satellite, dalla luna. Da quassù? Perché quassù? Farà tutto quello che serve, dice Lily con un sorriso amaro. Dalia e Margaret annuiscono rapidamente, così come il numero 16, decidono di unirsi alla retroguardia, riparandosi dietro al nostro scudo. Pur sapendo che sarebbe costato loro la vita, ciò nonostante non hanno esitato un attimo, perché noi dell'avanguardia l'avremmo raggiunta nell'abbraccio della morte. Senza dire altro ci voltiamo le spalle e occupiamo le nostre posizioni. Sappiamo bene che questa è la fine. Dalia e le altre ci faranno guadagnare tempo per raggiungere la porta sud. Qua a volte ci sono degli errori, purtroppo. Dietro c'è un ascensore che conduce al server. Se riuscissimo a distruggerlo, infliggeremo un colpo devastante alle biomacchine in tutta la zona del Pacifico. Ma vedendo il numero 21 guardare incupita l'ascensore, inizio ad avere un pessimo presentimento riguardo alla fase finale della nostra missione. Andate avanti, dice, qui ci penso io. Entriamo nell'ascensore mentre inizia a manomettere il terminale. Non c'è bisogno che ci dica cosa sta succedendo. È chiaro che l'ascensore non scenderà fino in fondo al server, a meno che qualcuno non resti a controllarlo. I video di Seb, ma ricordo questa parte. Nemici in arrivo, i nemici ci sono quasi addosso. Mentre parlo mi trovo a saltare dall'ascensore e a prendere posizione di fianco al numero 21, come se non avessi più il controllo del mio corpo. Qualcosa non torna, qualcosa... Ti copro io, numero 21, urlo. Voi occupatevi del server. Le porte si chiudono separandoci. L'ultima cosa che vedo è il volto di Rose. Sembra preoccupata, ma le porte si chiudono e lei sparisce. È l'ultima immagine che ho di loro. Ma va bene, porterò a termine la mia missione in un modo o nell'altro. Sento solo esplosioni distanti e raschiare del respiro di numero 21. Grazie, sussurra, per essere rimasta con me. Nei suoi occhi vedo l'inconfondibile rossore di un'infezione da virus logico. Dunque avevo ragione. Sospiro dolcemente, mentre sfodero la mia arma. Non è la prima volta che vedo un commilitone infetto. Proprio per questo non potevo lasciarla morire da sola. Il vaccino che ha dato a Lily è già inefficace, il nemico si è evoluto. Ha studiato il pattern di numero 21 e ha sviluppato un nuovo modo per resistere. Ora nessuno può più salvarla. Quando l'ascensore raggiunge il server, inizia il numero 21 con un filo di voce, allora ti darò la pace, concludo per lei. L'ascensore si muove lento, come un conto alla rovescia nella vita di numero 21. Quanto tempo è passato? Quanto ce ne può essere ancora? Troppo per aspettare, troppo poco per i rimpianti. Troppo per aspettare, troppo poco per i rimpianti. Wow, bella questa. Un'enorme esplosione riecheggia dalla distanza, mentre la sala trema lentamente. È l'ultima azione di Lily e delle altre nella retroguardia. Hanno sovraccaricato i loro reattori di fusione, si sono fatte saltare, quindi. Il suono della sconfitta dei nostri commilitoni si va affievolendo. Numero 21 mi raggiunge e si toglie lentamente gli occhialini. Sono contenta di averti conosciuto, dice. I suoi occhi sono rossi, ma non del tutto. C'è ancora una piccola parte di lei. E così. Non preoccuparti, le dico. Ti raggiungerò presto. Le mie parole la fanno sorridere, sì. Non appena l'ascensore tocca terra, ficco un proiettile in testa. A numero 21. Guardo quella cosa che un tempo era lei accasciarsi al suolo. L'abbiamo detto che questo è tutto un gioco di negazione dell'oggettificazione. Ora lei è una cosa, ma un tempo era lei. Questo fa molto rima con il fatto che controlliamo delle bamboline, eh?
quindi oggetto femminile, ne abbiamo parlato ieri. Guardo quella cosa che un tempo era lei a cacciarsi al suolo. Fisso l'arma che impugno tra le mie mani tremanti. L'appoggio alla mia tempia. Questa sarà la fine di tutto. La guerra, la mia inutile esistenza, tutto. Finalmente sarà tutto finito. Imperdonabile. 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 I tuoi commilitoni si sono sacrificati e hanno combattuto fino all'ultimo. Hanno provato sofferenza, tristezza, dolore e terrore. E tu vuoi arrenderti ora? Imperdonabile. La voce è la maledizione del campo di battaglia che intima ai sopravvissuti di portare a termine la missione a qualunque costo. La maledizione del campo di battaglia è quella voce? Bellissima sta parte. È un'altra me stessa che urla e strepita. Grido con tutto il fiato che ho in corpo, e corro verso l'altro lato della sala. Ti farò vedere io. Se vuoi spingermi al limite, ti farò vedere io. La tua unica soddisfazione sarà vedere altre morti. La risposta alla voce? Mi getto nella mischia con un'arma in ciascuna mano. Eccomi. Eccomi. Uccidimi. Urlo e un'esplosione improvvisa spazza via tutto. Una lieve brezza mi accarezza le guance. C'è odore di bruciato, odore di cenere. L'esplosione nella stanza del server è stata talmente forte da spazzare via il Monte Kaala, riducendo quella che era una fiera vetta a un cratere fumante. Chissà se lo riusciamo a rivedere nella mappa. Ora è un cratere. Le biomacchine crollano a terra immediatamente, immobili. Mi guardo intorno, terra bruciata. Lily, numero 16, numero 2, siete... Sono l'unica rimasta, l'unica. Ero viva perché avevo avuto paura di morire. Mi scopro a ridacchiare, assurdo, ridicolo, anche per le mie stesse orecchie. Ti raggiungerò presto, avevi promesso di raggiungerla presto. Come ho potuto pronunciare tali vane, ridicole parole, tali menzogne, quanto giapponese, incredibile. Rido, resto in piedi tra il fumo e le fiamme, rido, finché mi sembra che la gola stia per esplodere. Sbatto le palpebre. La luce del giorno si fa strada fra la coltre di fumo. Sono rimasta qui in piedi tutta la notte. Finalmente smetto di ridere e mi muovo a forza. Sono la pusillanime che è rimasta indietro. La pusillanime che è sopravvissuta. Ora il mio compito è eseguire la volontà di chi ha combattuto al mio fianco. Dato che non posso uccidermi, dovrò combattere finché qualcuno lo farà per me. Sopporterò ogni difficoltà, ucciderò ogni biomacchina che troverò. È la croce che devo portare. Cammino lentamente verso ovest, trascinando il mio corpo martoriato. Archivio ottenuto, riepilogo per l'arma. Yora, assaltatrice 2. Numero 16, 21, 4. Mi dispiace di essere ancora in vita. Dice, ehi tu. Ma vi raggiungerò non appena avrò risolto alcune questioni in sospeso. Ok, abbiamo letto tutto, interrompiamo l'operazione. Insomma, decisamente bella questa parte, eh? Bello avere la possibilità di rileggere questi testi, un paio di passaggi sono notevoli. Andiamo a vedere le parti d'archivio che dobbiamo recuperare. L'artigliere 16, un'unità della squadra sperimentale, il suo carattere rude e rissoso rendeva numero 16 perfetta per il suo ruolo di artigliere che prevedeva di attaccare i nemici a distanza. Nonostante l'atteggiamento sprezzante anche nei confronti dei superiori, fu assegnata alla missione per via delle sue incredibili capacità di attacco. Durante l'assalto della sua squadra al Monte Kaala, numero 16 si offrì volontaria per tenere a bada l'esercito delle biomacchine, mentre le compagne scalavano la montagna, combatté valorosamente al fianco dei membri di un gruppo locale della resistenza e riuscì a respingere moltissimi nemici fino alla comparsa di un Goliath, invulnerabile alle armi comuni. Non vedendo altro modo per porre fine allo scontro, ricordiamoci come è iniziato il gioco, cosa facevano Nines e Tobina, decise di distruggere il nemico sovraccaricando e facendo esplodere il proprio reattore a fusione. Questo gesto altruista, nonostante il carattere ribelle, merita un ulteriore approfondimento. Scanner 21. La personalità fredda e analitica di numero 21 era perfetta per il suo ruolo di scanner. Il suo primo e forse più notevole successo fu l'impiego delle proprie capacità di analisi per curare un membro di un gruppo locale della resistenza infettato da un virus logico. Purtroppo poco dopo fu contagiata dallo stesso virus durante l'assalto al server sul Monte Kaala. E sappiamo che è perché il virus si è evoluto nel frattempo.
Lottò con tutte le sue forze, ma il virus si era ormai evoluto, lo diceva subito, in una forma impossibile da epurare. Così chiese a un'unità alleata di porre fine alla sua vita. L'iniziale successo dell'unità sperimentale Iora numero 21 contro il virus ha fornito importanti informazioni sulla costruzione di barriere contro le biomacchine. Tali dati dovrebbero essere implementati nei sistemi di base di tutti i membri Iora successivi. Assaltatrice 4. Nonostante la personalità insolitamente solare e allegra, l'assaltatrice 4 era molto efficace nel combattimento ravvicinato, oltre a contribuire a tenere alto il morale della squadra, grazie al suo carattere amichevole, riuscì a stabilire un'alleanza con il gruppo locale della Resistenza. Rimase uccisa durante l'assalto al server del Monte Cala per via del sovraccarico autoprovocato del suo reattore a fusione. Ulteriori ricerche hanno rivelato che compì questo gesto estremo per proteggere la sua compagna, l'assaltatrice numero 2. Nota aggiuntiva, benché la personalità bonaria di quest'ultima mantenesse alto il morale della squadra, essa fu responsabile di un indebolimento dello spirito combattivo durante le battaglie. Pertanto tale carattere è stato giudicato inadatto ai futuri modelli da combattimento, e quindi insolito ci rimane. Interessante anche questo passaggio. E siamo a A2, l'assaltatrice 2. Unità bla bla, era specializzata nel combattimento ravvicinato ed era programmata per mantenere una personalità neutrale. L'assaltatrice numero 2 assunse il comando della squadra dopo la morte del capitano numero 1. Sebbene nei primi tempi da leader abbia impartito molti ordini discutibili, riuscì a stabilire un buon legame con la Resistenza. E a distruggere il server nemico sul Monte Cala. Da un lato, l'unità Iora sperimentale numero 2 possedeva notevoli capacità di crescita e adattabilità, ma dall'altro disertò il proprio incarico in seguito alla distruzione del server e al momento, ovviamente lo sappiamo, risulta ancora latitante. Il settore ricerca e sviluppo sta conducendo ulteriori ricerche per determinare se vi siano stati problemi con le impostazioni della personalità di questo modello. La divisione tipo E si occuperà della cattura dell'unità sperimentale disertrice, ora nota come A2, la cui evoluzione sarà 2B. Come ben sappiamo. Riepilogo di Pearl Harbor. Scusate che guardo se abbiamo per caso altre cose, no? Guerra delle macchine numero 14, discesa di Pearl Harbor. Per questa discesa, 12 unità sperimentali Iora furono schierate per distruggere il server dentro il Monte Kaala sull'isola di Oahu. Tuttavia, la squadra dovette affrontare pesanti difese antiaeree nemiche nelle battute iniziali della missione e tutti i membri tranne 4 rimasero uccisi. Le unità rimanenti si allearono con i membri di un movimento locale della Resistenza e decisero di portare avanti la missione nonostante le gravi perdite subite. Perfino di fronte allo strenuo contrattacco nemico, in pesante inferiorità numerica, un manipolo di unità riuscì a raggiungere il luogo designato, dove il numero 4 sovraccaricò il proprio nucleo a fusione e distrusse il server nemico. Ciò inferse un grave colpo alle forze nemiche, ma il vero scopo dell'operazione era monitorare il comportamento delle unità sperimentali Iora in battaglia. I dati così ricavati sarebbero quindi stati analizzati e implementati nei nuovi modelli Iora, al termine della fase sperimentale del progetto, si dice carne da macello. E anche un po' topi da laboratorio. Una nota preoccupante, è stato confermato che il segnale della scatola nera dell'unità sperimentale assaltatrice numero 2 è ancora attivo, considerata la possibilità che l'unità sia stata catturata, e dato che l'esistenza stessa dell'unità è strettamente confidenziale, è stato deciso che la divisione tipo E debba recuperarla o distruggerla non appena il gruppo sarà pienamente operativo. La divisione tipo E. Che dite? Che dite sulla divisione tipo E, ragazzi? La divisione tipo E che si occuperà. Siamo stati noi? Più giusto dire siamo stati. Parliamo con Anemone e vediamo se c'è un nuovo dialogo. No. Ok. Vediamo. Sì, erano delle cavie, letteralmente, Gareth. Sì. Adesso proseguiamo nel gioco. Andiamo ad aiutare... Ho sbagliato. Scusate, perché dobbiamo semplicemente andare al teleport del... Dobbiamo andare a Luna Park. Ah, l'avevamo già visto ieri, scusate, ci sono rimasto. Non funziona più il teleport. Che pollo. Adesso mi sembra di vedere crateri dappertutto, tipo anche qui. Fatemi guardare la mappa un secondo. Allora. Direi comunque di provare a entrare a Luna Park e facciamo la stradina che conosciamo. Oppure di qua se c'è l'apertura. Questa è un'apertura che abbiamo fatto tante volte per andare da Pascal nella prima run. Potrebbe essere la cosa migliore da fare.
Vediamo se si riesce ancora a fare. Non ho idea di che cosa sia ancora percorribile e che cosa no nella mappa adesso. Tipo, di qua non si passa, però si può andare di qua. Il lato pesca del gioco l'ho decisamente trascurato. Ah, qua rischio la caduta. Ok. Report. Mail notification received from access point. Sono contento, però non è il momento per me. E questa è la strada? Strada buona? Proposal. Unit A2 should investigate the status of Pascal's village immediately. È ovvio, è ovvio. I know. Qua si va... Vabbè, facciamolo di qua, dai. Andiamo a Luna Park. Probabilmente la strada più lunga, ma non importa. Adesso, appena siamo a un punto... What? Caricamento in corso? Ci aiuta con uno skip? Questo sarebbe molto carino da parte sua. Una specie dei bad ending che abbiamo già trovato. Della serie il gioco dice: ma dove cacchio stai andando? A dei tu venne improvvisamente voglia di fare una passeggiata. Quando tornò soddisfatta, vide il villaggio di Pascal in rovina. No, ho cazzeggiato. Break time. Ok, ok, ci sta. È proprio uno di quei finali. Figo. Dai, dai, che ci siamo. Ehi, da quant'è che non salvavo? Mi fai un autosave, vero? Se becco un finale? Oh, cacchio. Oh, cacchio. Sì. Sì, farò così, ragazzi. No, sto pensando se devo di nuovo risbloccare tutto con Anemone. That's everything those redhead twins wanted. Guess I'll hand it over. A volte il silenzio è il commento migliore che si può fare. Pesissimo. Pesissimo, non mi ha salvato nulla. Ora non ho intenzione di riviverlo, eh. Però vorrei semplicemente farli riapparire. Mi sa, ragazzi, che siamo per fare una cosa un po' tediosa, che cercherò di fare il più in fretta possibile. Ma accidenti. Mea culpa, vai te a pensare che ci voglia... Ma soprattutto vai te a pensare che ci sia la morte dietro l'angolo. Comunque possiamo fare in realtà molto velocemente. Scusate la parte tediosa. C'è la musica sotto che ci dovrebbe dare il pathos che però abbiamo già vissuto. No, tenere premuto non va bene, devo spammare. Dai. D'altra parte è un gioco senza gli autosave, non è neanche che ci si possa stupire più di tanto. Ok. Lo faccio ovviamente tutto il necessario, tutte le volte necessarie. E non li recupero offline per un motivo molto semplice: non so se avremo più la possibilità di farlo e non so se avere la consapevolezza di queste cose qui abbia un'importanza per quello che succederà dopo. Quindi nel dubbio voglio che il gioco sappia che l'ho fatto. Poi penserà che sono un lettore molto distratto, ma questo non ha importanza. Tre parole per descrivere Nier. Giapponese e nipponico. Queste sono le tre parole. No, bello. Giapponese, bello. Bello. Anzi, giapponese, culo, bello. Esatto. Dai che ci siamo. Ha i suoi difetti sto gioco, questo è uno. Ma ce la stiamo facendo, siamo ancora l'imperdonabile. Dai,
dai mo. Ok. Ok, i file poi possono rimanere rossi, eh? Adesso non li voglio andare. Non voglio andare a fare il check dei file. Voglio solo fare un salvotto. Tra l'altro siamo già in zona di salvataggio possibile. Quindi facciamo un salvataggio veloce e a Dio piacendo siamo di nuovo in carreggiata. Via! A posteriori. Muri, anche muri invisibili, sì, tre parole. Tre parole non basta. Oh, sapete quale. Sapete quale potrebbe essere. Adesso non sono tre parole, però un motto per riassumere Nier Automata. Muri invisibili, culi visibili. Questo è Nier Automata in a nutshell. Report. Mail notification received from access point. Sì, sì, sì. Sappiamo, sappiamo. Cosa becco sempre? Dai, 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 là il pertugio. Ok, ok, qua si va dritti al villaggio di Pascal. Bravo Trezor. Questa è politica. Ai. Le cose sono andate male e siamo già in cutscene. What the hell? The machines are eating each other? Pod, where's Pascal? Unknown. Cannot establish connection. Oh, Pascal! H2! What happened? I don't know. Some of the villagers suddenly went mad. They began attacking their friends. I managed to help the children with safety, but I fear everyone else's. You need to get out of here before you're next. Just go. Run. I'll figure out how to handle this. But what about you? These guys can't touch me. Now move your ass! These guys can't touch me. Per chi mi hai preso? Oh, pesta, pesta quelli giusti. No, ma mi sa che ho pestato tutti. E poi mi ha toccato di brutto. Mi sa che ho pestato anche la vittima. Vabbè, vabbè, dai. Cioè, quello che conta è il pensiero. Non pestiamo lui. Non pestiamo lui. Mamma mia, che cosa brutta che ho appena fatto. Vabbè, vediamola com'è. No, 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 no. Ecco. Ah, beh, doveva morire lo stesso. Ok, ok, moriva lo stesso. Ciao. Ah, ma tipo si alza cattivo. Abbiamo liberato il save point e sapete cosa vi dico? Che è un salvataggio? Dobbiamo ammazzare anche il serpentone. Sto davvero facendo pulizia, forse più di quello che mi è stato richiesto, ma non ha importanza. Scendiamo. Ma sono tutti corrotti oramai. Ok, calmati ehi tu che sei piuttosto esagitata come tuo costume. Yeah! Chissà se ha un senso distruggere anche questi distruttibili. Tipo te. Ok. Questa è la versione di ehi tu di una degna sepoltura. Terribile. Ok. Saremo da qua. Dai che sali, dai che sali se vuoi. Qua c'erano i bambini, le cose sono andate male. C'è poco bene. Le cose non sono andate bene.
Ah, ok, ok, ma posso... Eppure qualcosa che danneggio c'è. Vabbè, un'altra volta. E dai, fatti uccidere, che noia. Ah, l'ho perso, porca. Beh, occupiamoci di questo che ha bisogno prima di una bella infilata di mazzate. E bembe! Ha fatto una mossa niente male. Ma mi sa che sono più grosso di lui. Saliamo. Questo è un cadavere. Non vorrei lasciare cadaveri esposti. Sai, d'altra parte se la vogliamo immaginare come una sorta di peste. E siamo di nuovo a scendere. Lì c'è roba, ma non gente da uccidere davvero. Proviamo a girare. Telecamera? Vorrei essere al centro dell'inquadratura, grazie. Che cavolo è chiuso? Dai, fammi un lock sul cattivone. Questo. Allora, l'area rossa è questa, il gioco ci dice di non allontanarci. Secondo me sbaglio, pensavo mi rimanesse solo il tipo, invece non sono stato osservativo. E dai, su. Ah, questo c'aveva il faccino pitturato, era un bambino prima di incontrare il destino. Dai, ma perché scappa? Come ti ammazzo se scappi? Come cacchio l'ho fatto questo? Solo con il pod? Su. Ah, però l'ho abbattuto. Eh no, col cavolo, non ho abbattuto niente. Corri. Dai, dai, corri. Ah! Non di là! Ah, è qui! Ma perché non riesco a colpirlo mai? Oh, ok. Is that all of them? Pod, scan for survivors. Scanning. No life signs detected. None, huh? Life sign. Pascal, can you hear me? Hey, too. How is my village? My people? I'm sorry. I couldn't help them. Oh, no. Are the children all right? I've taken them to the abandoned factory. All right. I'm on my way. La fabbrica abbandonata. La fabbrica abbandonata è che posto è? Vabbè, me l'avrà messo su mappa, non è che sia un real problem. Ho sbagliato strada. Allora. Chissà se possiamo teletrasportarci. Sì. Rovine, città, fabbrica. È questa la fabbrica abbandonata? Dite? Beh, lo sarà per forza. Castello, fabbrica, ingresso. Ah, sì. Sì. Andiamoci. Dovevo salvare, non ho salvato. Cazzarola, non ho salvato. Oh, Jesus, non ho salvato. Speriamo di averne la chance uscendo dal frigorifero qua. Pascal e i bambini, eh? Dai. Non sono più abituato a dover salvare io. Sopra.
in questo territorio che è molto più un tripudio di biomacchine di quando siamo arrivati noi, in realtà. Dobbiamo andare proprio là dove tutto ha avuto inizio. Mi aspetto una cutscene da un momento all'altro. Forse no. Non credo proprio di dover scendere qua. Dobbiamo proprio addentrarci, però da per noi. Non ci ha consentito di farlo con il teleport. Anche se ora appare azzurro. Scusate, solo la curiosità. Eh sì. Vediamo. Qua. Aspettate, faccio un'unità Yora che ci ha lasciato le penne. Là è dove le penne le abbiamo già lasciate noi. Rime su rime, tutte evocative. Andiamo avanti. O cutscene o boss fight. O cutscene e boss fight più probabilmente. Ah no, è un rifugio. Mi dispiace, Pascal, ragazzi. Are you okay? Me too. So what exactly happened? I don't know. Some of the villagers just started to feed on each other. Io temo di immaginare. If you hadn't come along, I'm sure we would have met the same grim fate. Thank you. Siete proprio sicuri che non siete infetti? Perché se siete infetti, indovinate che cosa vi devo fare. Non puoi rigenerare gli abitanti del tuo villaggio? Questa fabbrica è sicura? Query. We understand that machine life forms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot cores contain the data which forms our subconscious. If one is destroyed, we usually store our cores in safe places. But this time, the villagers had their cores destroyed. I see. I server, diciamo. Ci servono più informazioni. So, if we're gonna hole up here, I wish we had more info to work with. Proposal. Unit A2 should secure the safety of Pascal and the children immediately. Grandi manovratori. What's the hurry? Haste is predicated on data obtained from the recently restored cross-regional pods network. Wait, there's more of you? Affirmative. Cross-regional data reveals a large number of machine lifeforms amassing around these ruins. What? Aia. No, il dialogo, non ho finito il dialogo! Pascal! Vabbè. Alert. No! I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you. I will smash them up and kill them. Ho ucciso un innocente e a nessuno gliene è fregato niente. Fantastico, va bene. Eccoli. Ho ucciso un imam, mi dispiace ragazzi, però cioè questi sparano a caso. Ma mira lì, non a Pascal! E cosa mi metto a fare l'attacco lento? Aia! Le mazzate! Via! No. These bastards won't stop. A2, I have an idea. Please buy me a bit of time. Aia, ripigliati. Non vedo niente, non capisco un cazzo. Bello, vai, scappa. Pesta, scappa, zio. Non si capisce una fava, aiutatemi a dire una... Una fava di niente, non so assolutamente quello che sta accadendo. Ehi.
E dai, dagli il colpo di grazia, non sto capendo niente, ammazziamo i piccoletti almeno prima che sia troppo tardi. Soprattutto se quello si limita a sparare pallette che in fondo non ce ne frega una fava. No, ragazzi, non così. Non sarà così che vinceremo. Pascal? Pascal, un'idea, ora ci vuole. Pascal, devo anche girare. Allora mi sa che... che cazzo? Zio. Non capisco. Non vedo. Devo muovere. Dove cacchio sono? Io che non so dove sono solo grazie al pod. Perché questa diventa anche invisibile, no? Che è fantastico, sembra una presa per i fondelli. Non vorrei morire io. Ok, ho vagamente capito quello che sono, molto vagamente. Anzi, più male. Ma meno male che ho l'autocura. Senza l'autocura dove si va questo gioco, ragazzi? Ah, ma il Goliath non è messo così bene. Ah, le hai prese le botte anche tu, eh. Cazzin. No, prima, no, che cacchio succede? No. Raccoglilo, no. Ah, Basis. They're still coming. Ma come la si dice? Pascal. Pascal. Yeah. Non capisco. I'll kill you. Ma Pascal, eri un pacifista. In cosa ti ha trasformato la guerra? Bello però Pascal, eh? Ammettilo. Dillo che ti è piaciuto. Ho un braccio solo da usare? Ragazzi, ho altri comandi oltre a usare il braccio destro. Ah, posso muovermi. Ah, bello. Ragazzi, vi smentisco, con il fuoco del pod non succede niente. Ah, ma è vero, sto sparando. Quelli sono i miei colpi. Beh, sono piccolissimi. Ok. Yeah. Mamma mia la lentezza. Parare con cosa? Ok, però sembra che la scena finisca. Questo è il sogno di Pascal che ci saluta. Guardate cosa c'è sullo sfondo, eh. E mo so cazzi Pascal. E mo vediamo che fa la Duca al meglio. Quanta poca... Engels! Non so i tasti! Vieni. Pascal? Io sto già ricaricando, eh. Sì, la lentezza. Sto a dire, ma si vede. Dai Pascal, si torna bambini, ragazzi. Carica. Vieni, Engels, che c'è Carl. Ah, l'ho preso poco. 3-2-1. Cutscene.
visto grafiche migliori. Pascal? E adesso? Cosa ti differenzia? È sempre questo il punto, ovviamente. Però d'altra parte... Yeah, thanks for the assist. I fear for the children. Guardate come vibra. Ah, siamo Pascal. A realizzazione del mio più facile vaticinio. Vabbè, dai, andiamo diretti. Non ho altri comandi, non posso saltare, non posso fare niente. Dobbiamo andare dai bambini. C'è un telefono che squilla, Yoko Taro, sì, Yoko, pronto, sì. I bambini chissà come stanno. Ragazzi. Ma va? Sono stati infilzati. Uno, a dire la verità, l'avrei ucciso io, ma non importa, Pascal. Their own course? I loro stessi nuclei. Si sono uccisi, hanno veramente fatto seppuku, allora. Davvero, me lo chiedo anch'io. Lead to something like this. Fear. I don't understand. Fear. I taught the children what fear is. I felt they had to know so they wouldn't rush heedlessly into danger. But instead, fear destroyed them. La paura li ha distrutti. It caused them to take their own lives. If I knew this could happen, I never would have. E ora siamo i tuoi, ovviamente. Siamo solo in... Ma scusate un secondo. Ma sta diluviando. Ma non capivo cosa stesse... Scusatemi, Ma c'è tipo il diluvio più... Pazzesco. Non posso vivere con il cuore spezzato. Ho bisogno che tu cancelli i miei ricordi. E se non puoi, allora uccidimi. Ci vorrebbe Nines. E appare la spada. Chissà quale delle due opzioni sarà quella che sceglierà A2. I cannot live with this heartbreak inside. Initiating hacking to cut off memory circuits. Ah beh, ok, possiamo farlo allora. Però possiamo anche indugiare. Ma non credo ci sia null'altro di fattibile. Initiating hacking to cut off memory circuits. Quindi non siamo costretti ad ucciderlo. Fallo. Pod. Pascal's memories. Understood. Initiating memory deletion procedure. Ah, sì. Non c'è resistenza? Giro, giro, tonno. I sottotitoli, non si capisce nulla. Of course I will. You have my word. Ever Pascal never
Mission complete. Reset timer activated. Pascal. È così. È un gioco in cui le cose vanno spesso a finire molto bene, devo dire. E tu non è più selezionabile, rimane soltanto Nines. L'unità Nines ha distrutto il nucleo di unità di recupero risorse. Così facendo ha ottenuto un codice d'accesso. Ma sono preoccupato per le sue condizioni mentali, stanno peggiorando. Bisognerebbe evitare che l'unità Nines, entri in contatto con l'unità A2. Affermativo. Questo pod farà in modo che A2 eviti ogni contatto con l'unità 9S. Alert. Abnormality detected in vitals of Unit 9S. Proposal. Commence data overhaul immediately. Pod, search for the other structural units. I need to find those authorization keys and destroy the tower. Alert. Combat inadvisable during abnormal vital conditions. It's fine. Run the search. Scanning. Actively operating enemy large structural unit detected in accessible location. Marking location on map. Bellissimo. Farò, ragazzi, lo farò. Ci prendiamo questo tempo per il villaggio di Pascal e per le quest secondarie, una buona idea. Sul villaggio di Pascal non c'è dubbio. Ho un teleport vicino. Non tanto, però posso andare all'ingresso del castello. Raccolta di souvenir, destinazione. Città sommersa costa, quindi è così. Non capisco mai. No, va bene così. Ok. Andiamo all'ingresso del castello dove avremo la possibilità di teleportarci. C'è lieto fine alla fine. Non sembra quello il destino di questo gioco, così a caso. Sbagliato. Andiamo. Vediamo anche come ci collochiamo rispetto agli eventi di A2. Se è prima o se è dopo. Ma cos'è rimasto in piedi di tutto quello che c'era di buono all'inizio di questo gioco? Quando lo stesso Nines probabilmente è diventato un pazzo furioso. Comunque siamo a prima della distruzione del villaggio, lo vediamo ovviamente istantaneamente. Abbiamo già visto Pascal, l'ho visto, scusatemi solo un secondo. Sono tutti morti. Scusate, voglio fare il giro lungo. A parte che questa è una cosa da farsi. Dai, loccalo. Non me lo fa fare. Non è più il caso. Sono tutti morti. Pascal. Junk, however. I keep trying to clear it away, but it seems to be never ending.
Pascal. That's... Pascal? That sounds oddly familiar. Oh, well. Would you like to take a look at my wares? La spazzatura. Teste biomacchine. Braccio, gamba, torso, testa, nuclei bambini. Questo te lo compro. E anche questo. Così. Mio Dio. Not that I'm sure what any of this actually does. Perché Nines non si stupisce più di così? I gathered up some of the junk from this place. È diventato un normale. Not that I'm sure what any of this actually does. Un vendor. Or why it was left here in the first place. Mamma mia. I gathered up some of the junk from this place. What do you think? Tra l'altro me lo chiedo anch'io, come mai ho così pochi soldi? Dovremmo averne molti di più. Andiamo a leggere, semmai, le descrizioni di quello che abbiamo preso. Non credo sia importante dire la verità, però. C'è la famosa spada calibro 3. No, voglio solo leggere. Teste biomacchine. Armi per pugni realizzate con teste di biomacchine. Semplici, ma molto potenti. Mi mancano dei pezzi. Questo sarebbe da ricostruire, eh? Nines, sì, Nines è diventato anaffettivo. Assurdo. Mappa. Assurdo. Accampamento della Resistenza. Emporio Devola. E poi le cose da fare. Lì c'è una missione secondaria, qui c'è una missione secondaria. Qui c'è una missione secondaria. Mamma mia, ragazzi. Tristazza. Non ce ne sono tante segnate adesso, poi non si sa mai. Comunque direi di andare all'accampamento della Resistenza. Ok. Sì, è incredibile quanto riesca a narrare con poco, quando vuole questo gioco, è pazzesco. Le faremo direi next time. Sono le 15:39 e ci fermiamo qua, le nostre amiche. Come va il progetto Gestalt? Glielo devo chiedere ogni volta. Va bene, ragazzuoli, allegria. Mamma mia, abbiamo visto cose. Insomma, il gioco continua a sorprenderci. Ho già gli oggetti da dargli? Vediamo. Ok, è vero. Si sblocca subito. A che mi serve quella roba, tra l'altro? A soddisfare le necessità quotidiane. Ci viene chiesto spesso di svolgere dei lavoretti per l'accampamento. Lavoretti, con le vostre capacità tecniche? A noi non dispiace, sinceramente siamo grati di avere un lavoro. Ora basta blaterare, ecco la tua ricompensa. Non posso prendere tutta questa roba. E prendilo, sì, prendilo, dai. Non abbiamo modo di spenderli. Te lo sei meritato. Ci darai una mano più avanti? Pensavo di più. Ok. Ma
ce ne saranno altre, missione negozio, infatti. Va bene ragazzi, va bene, vado a fare il salvotto proprio, anzi lo possiamo fare direttamente qui, e ci vediamo la prossima volta ragazzuoli, ci vediamo la prossima volta che è domani con Dark Souls e con Automata martedì prossimo, perché facciamo lunedì, mercoledì, venerdì Dark Souls e martedì, giovedì Automata, ma lo sapete benissimo. State benone ragazzuoli, su col morale, su con la vita e ci vediamo domani, ciao ragazzi.